di tutti. Allora, cominciamo proprio con voi, con Marcello e Massimiliano. Guardate, sembra di stare in un museo qua, ci sono opere bellissime che sono antiche e autentiche opere d'arte che vengono riprodotte su quali materiali? Allora, vengono riprodotte su una malta specifica che è stata realizzata da noi tramite un restauratore, Stefano Petrignani, colui il quale ci ha aiutato a realizzare questa malta particolare. Che sarebbe questa, insomma, diciamo. Qui abbiamo il primo step di realizzazione per la realizzazione della tavola, che è l'effetto pietra, che viene realizzato come base. Poi ci si mette sopra l'immagine, come le decalcomanie quando eravamo bambini. Molto simile, c'ha ragione. Questa qui abbiamo proprio, non è proprio così, però abbiamo si bagna la superficie, esatto, e ci si sovrappone su questo intonaco particolare. Abbiamo i pigmenti nella carta transfer, dove con un speciale primer che è sviluppato da noi, alla rovescia speculare, viene bagnato e indicativamente sulle 24, massimo 48 ore, abbiamo il conferimento proprio dei pigmenti. Ah, quindi è una cosa, ci vuole tempo, 4-5 giorni per realizzare questo. Viene perfetto. La stiamo accelerando, ovviamente. Questa è una delle sigille della Cappella Sistina. Esatto, è un particolare proprio così. Viene battuta e spatolata perché deve uscire tutto il primer che abbiamo messo precedentemente e l'aria, in modo che la pellicola aderisca perfettamente. E certo, non ci devono essere bolle, difetti. Eccetera. Esatto. Successivamente, come dicevo, 24 ore, 48 ore dopo andiamo a bagnare la superficie del prodotto, che nel frattempo si è asciugata, che è asciugato e conferito, ecco, la si ribagna e si toglie la carta e vedremo, l'immagine a quel punto si è trasferita i pigmenti dentro il materiale, proprio dentro l'intonaco, e qui proprio è l'affresco moderno, insomma. In tecnica, sì. Pensate che poi quella l'ha dipinta Michelangelo, che l'ha dovuto imparare quando gli hanno commissionato la Cappella Sistina. Lui gli affreschi non li sapeva fare, non l'aveva mai fatto. Ha dovuto imparare, ha fatto anche tanti errori all'inizio. Avesse avuto il suo sistema, si faceva molto più rapidamente e più economicamente. Era tranquillo. Ecco, guardate che bello. Esatto. Eccolo qua. Questo l'oracolo di Delfo. La fase poi successiva a questa, una volta ovviamente terminata questa fase del conferimento, è quello dell'effetto proprio che dicevo prima, staccato, perché noi facciamo riproduzioni di affresco più fedeli possibile all'originale con effetto staccato, proprio come vediamo queste altre opere, che l'effetto staccato. Ecco, quindi l'effetto staccato, gli si fa questo bordo come se la pietra viene proprio come staccato proprio dall'origine. Come quando gli affreschi vengono strappati dal muro, esatto, e poi messi su un altro sostegno, esatto, su un'altra base. Esatto, si fa questo per ottenere quell'effetto. Ma devo dire che l'effetto è bellissimo. Sì, e so che poi si possono anche rifinire con colori, usando addirittura colori originali, esatto. A volte, quindi proprio l'effetto finale può capitare che a volte, togliendo la pellicola che abbiamo visto prima, la carta transfer, alcuni pigmenti non conferiscono perfettamente, quindi interveniamo con dei ritocchi, però usando degli inchiostri, dei colori perfetti, il risultato, la peculiarità, vedete, quello è Raffaello, stanza di Raffaello, esatto. Ci sono cose. Qui abbiamo un'altra riproduzione del Perugino, dove noi veniamo da Assisi. Qui si trova Santa Maria degli Angeli, per l'esattezza, dietro la Porziuncola. E qui Giotto, rappresentiamo tante cose, insomma. Per far vedere l'effetto. E poi, insomma, praticamente sono dei multipli d'arte, non so come li chiamate. Esatto. Ma quello, il fatto di siamo partiti proprio per una riproduzione perfetta, per cui. Esatto. Una riproduzione perfetta utilizzando colore, le nuove dettaglio, tecnologie, assolutamente. Si può mettere al muro, è un'opera d'arte, insomma. Vero, solo. Basta non spacciarla per vera, tanto non ci credono. Ci vuole San Michelangelo attaccato alla parete, non ci credono. Quello è molto difficile. Allora, abbiamo ricevuto dei complimenti dai. Però sono molto belli e sono complimenti proprio anche strutturali, cioè una stanza decorata così. Ma non solo, abbiamo la possibilità di fare anche delle mostre itineranti indirizzate proprio specificatamente per il mondo culturale, ma anche nel mondo scolastico, quindi portare i bambini a riconoscere un po' l'arte, a conoscere che cos'era la nostra storicità. Chi non viene italiana a Roma, gli portate la Cappella Sistina a casa, ricostruendola magari in un camion. Va bene.
Complimenti allora a Marcello Pirani e a Massimiliano Petrignani, una idea molto carina, molto interessante. Adesso vediamo Angelica Meucci, Hans Kruger Goffi, cosa si sono inventati. Ecco, questo che vedete sono...